panino, Norman? Veramente prima vorrei fare una passeggiata. Se vuoi diventare un uomo grande, forte e robusto, devi mangiare il tuo panino. Non ho fame, mamma. Ora voglio fare una passeggiata. Ah, quel ragazzino è sempre impaziente. Serviti, Trevor. Salsa di granchio. Dilys, veramente io... Come si fa a resistere? Sì. Non è difficile. Devo solo calarmi giù e prendere le monetine. E poi vado a comprare un nuovo skateboard. Bene, non c'è l'acqua e non è neanche profondo. Vediamo. Accipicchia. È un po' scivoloso. Ecco fatto. Sta tranquillo, Elvis. È più facile che lanciarsi col paracadute. Oh, scusa, amico. Forse ho scelto il paragone sbagliato. Perché non provi a pensare a qualcosa che ti fa rilassare? Qualcosa che ti piace? Cantare? Sai, mi piace molto cantare. Sì, me ne ero dimenticato. Io sto benissimo e canto, guardo giù e son contento. L'elmo è stretto a dovere, nel caso dovessi cadere, non funziona. Sì. Vedrai che funzionerà. Ancora una tentazione? Grazie, io... mi domando dove sia finito Norman. Io spero che stia bene. Oh, forse si è nascosto. È uno dei suoi scherzi. Vuole che andiamo a cercarlo. Norman! Norman Price! Non può essere lontano. Vuoi esprimere un desiderio? Un desiderio? Certo, volentieri... Allora, qual è il desiderio? Oh, non posso dirtelo, Dilys, altrimenti non si avvera. Oh, su, ti prego. No. Dai, dimmelo. Avanti, le dica qual è il suo desiderio, poi tiratemi fuori da qui. Ha parlato, il pozzo dei desideri parla. Sono io, mamma, sono rimasto intrappolato. Norman. Sarà meglio chiamare Sammy il pompiere. Cosa? Compost in fiamme a casa dei Flood. Ci siamo solo noi, Sam. E gli altri sono andati alla mostra di fiori e ortaggi. Infatti, Penny, è proprio lì che andiamo. State indietro, per favore! È tutto sotto controllo! Sam e Penny saranno qui in un baleno! Ecco, li arrivano! Davvero come ringraziarvi, Sam e Penny. Non pensavo che un cumulo di compost fosse così pericoloso. Ecco perché avevo consigliato a Mike di mescolarlo e farlo raffreddare. Mike? Sì, Helen, è vero. Mandy ha cercato di ricordarmelo, ma non l'ho ascoltata. Ho sbagliato, ero convinto che non potesse succedere. Sì, ma come ha fatto a incendiarsi da solo? Mike, raccogliendo la zucca, ha lasciato un buco nel compost. Evidentemente il compost era già molto caldo e l'aria, penetrando attraverso il buco, ha provocato l'incendio. Oh, è colpa mia, scusatemi. Speravo che questa mostra fosse un successo e invece ho rovinato tutto. Non è così grave, papà. Grazie. La cosa importante è che le piante siano rimaste intatte, giusto, Elvis? Oh, certo, signore. A parte la signorina Pomodoro. E allora, procediamo con la valutazione. Vince la pianta senape e crescione, coltivata da James e Sara. Evviva! Ma
in via del tutto eccezionale, vorrei assegnare un premio speciale anche alla pianta più buffa di tutte. Ebbene sì, la pianta con i pomodori appiccicati nel secchio da pompiere. Lo senti anche tu, Elvis? È il canto della balena. Da qualche parte in mare, una balena sta chiamando i suoi amici. Conosco una canzone sulle balene. Scuote le pinne e batte la coda. Splish e splash, salta fuori, poi ruota. Si rituffa giù negli abissi. Buongiorno, signore. È finito lo spettacolo? Buongiorno. No, due, uno. Attenti! È molto elegante, signore. Per un buon motivo, Sam. Infatti, oggi dovremo fare una bella foto ufficiale di gruppo. Perciò dobbiamo essere tutti in perfetto ordine. Questo vale anche per te, Cridlington. Messaggio ricevuto, signore. Guarda, ne ho preso un altro. E con questo fanno tre granchi, due pesci e... Niente. Quella cosa molla. Vado a cercare fortuna altrove. Cosa ti avevo detto, Mandy? Norman il pescatore è il migliore! Sei solo stato fortunato! Ehi! Grande! Ho pescato un granchio e anche una stella marina! E adesso chi è il miglior pescatore? Vediamo, Elvis, un po' più al centro, sì. Ehi, Sam, ecco, tu abbassati, così. Mi sono dimenticato di mettere il rullino nella macchinetta. Restate lì, solo un minuto. Fai in fretta, Trevor! Ciao, e tu cosa ci fai qui? Ti sei arenata, poverina. È la tua mamma che ti chiama, vero? Non ti preoccupare, ti aiuterò. La gara di pesca potrà aspettare. Qui c'è bisogno d'aiuto, Norman! Ho trovato una balena! Sì, certo. Io invece ho trovato una sirena, guarda! Ti devi rassegnare, Mandy! Il pescatore numero uno sono io! Oh, perché stai correndo così, Mandy? Ho trovato una balena sulla spiaggia, da quella parte! Cosa? Vuoi dire che si è arenata sulla spiaggia? Sì! Deve essere stata l'alta marea a trascinarla. Dobbiamo mantenerla bagnata e trovare il modo di rimetterla in mare. Oh, però è enorme! Non ce la possiamo fare da soli. Devo chiamare subito Sam il pompiere. Norman e Mandy in pericolo? Oh! Radar è tornato a casa dei Flood senza Mandy e Norman. Ellen ha dato l'allarme. È molto in pensiero per i ragazzi. Conoscendo Radar, deve essere una cosa seria. Signore, dica a Ellen di tenere con sé Radar. Noi stiamo arrivando. Mancato poco, Penny. Chissà se quelle pecore non hanno a che fare con la nostra emergenza. Elena, hai idea di dove fossero diretti Mandy e Norman? Mandy mi ha detto che andavano nei campi. Guarda, Radar vuole che lo seguiamo. Io prendo l'ambulanza. Qualcuno può essersi fatto male. Qua giù, Sam! Siamo qui! È il furgone di Mike! Ah, sei bravissimo, Radar! Ce l'hai fatta! Bravo! Mike! Mike, stai bene? Sì, sì, sto bene, Ellen. Solo che non riesco ad uscire. La portiera del lato passeggeri è bloccata. Sei sempre il solito. E adesso allontanatevi. Tutti indietro, per favore. Penny, punta l'idrante sul furgone di Mike, in caso dovesse prendere fuoco. Adesso dobbiamo liberarti, Mike. Penny, prendi le pinze idrauliche.
a ribaltarsi. Non mi meraviglierei affatto se c'entrassero due pecore in fuga. Sì, volevo ricondurle nel recinto, però sono scappate. Insieme a Radar, vero? Ti avevo detto che non è un cane da pastore. Sì, è vero. Ecco, Mike, sono qui. Dammi la mano. Grazie, Sam. Che spavento. Non riesco mai a combinare qualcosa di buono. Andiamo subito in caserma. Voglio avvisarli delle pecore incustodite. Cosa? Un leone sulla rimessa delle barche? C'è un leone sulla rimessa delle barche, dobbiamo prendere una gabbia. Sì! Io penso che si tratti solo di Leone il gatto. Sì, Leone il gatto, certo, è quello che volevo dire. Stai male, Penny? Ho il raffreddore, signore. Pensi di essere in grado di lavorare? Noi andiamo, signore. Chissà chi è che ha chiamato i vigili del fuoco, Radar. Ho paura! Poverino. È lassù, vedete? Sta tranquillo, adesso lo facciamo scendere. Prepara la piattaforma, Elvis! Ricevuto, Penny! È tutto a posto, Penny! Niente di grave! Era solo uno starnuto! Sì! Oh, scusami, Leone! È salvo! Evviva! Grazie, Penny! Grazie! È il mio dovere! Dovresti tornartene a casa, Penny. Non stai affatto bene. È il giorno libero di Sam. C'è bisogno di me in caserma. Non è niente, è solo un po' di raffreddore. Andiamo, Elvis. Torniamo in caserma. Pericolo scampato. Vediamo chi di voi ha voglia di venire a pesca con me. Io, grazie, papà. Sì, anch'io. Un momento. Qui dobbiamo ripulire tutto e buttare la spazzatura. Ci pensate voi? D'accordo. Tutti a bordo! Coraggio! Cos'è quel fumo, papà? Sei sicuro che la brace fosse completamente spenta, vero Charlie? Guardate! Sì! Evviva! Ci riporterà a casa! State tutti bene? Oh, Sam! Sapessi come mi sento purificata! Perfetto! Adesso cercheremo di rimettervi sulla strada. Dov'è Trevor? A cercare aiuto. È un uomo così coraggioso. Ha lasciato il pulmino. Adesso provo a chiamarlo. Qui però non c'è campo. Trevor potrebbe essere ovunque. Elvis, fissa il cavo da traino al pulmino mentre chiamo Tom. Agli ordini, Sam. Tom? Sono Sam. Non sappiamo dove sia finito Trevor Evans. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per trovarlo. Ricevuto, Sam. Ma avrò bisogno di un'altra persona a bordo. Conta pure su di me, Tom. A posto, Sam. Qui siamo pronti. Io ho un cane. Un cane enorme, eh? Oh, Leone, che cosa ci fai così lontano da casa? Eccolo! Vedo Trevor laggiù. È rimasto intrappolato nel fango.
Che occhio! Allora, sei pronto a calarti giù con la doppia imbracatura, Sam? Certo, quando vuoi, Tom. Tutto bene, Trevor? Sì, Leone mi ha fatto compagnia. Avrei dovuto seguire i loro consigli e restare sul pulmino. Beh, quello che conta è che sei sano e salvo. E poi abbiamo anche catturato l'orrenda bestia feroce di Ponti Pandi, vero Norman? Torniamocene a casa. Trevor, vuoi fermarti a cena da me e Norman? Con grande piacere, Dilys. Mamma, l'ho appena vista! Ho visto la bestia feroce! Oh, Mike Flood è appeso al tetto di casa sua! Presto, emergenza! Mike Flood è bloccato sul tetto! Ridlington, tu resta qui alla centrale operativa. Vista la tua condizione, andrò io in azione. Prendo Venus, seguitemi! Agli ordini, signore. Il suo elmetto, signore. Cosa? Ah, sì, certo, grazie. Te l'ho detto mille volte, non si gioca a pallone nel supermercato. Ti prego, mamma! Hai già rovinato tutti i broccoli freschi e hai spappolato le patate. Ora vai a giocare al parco. Va bene, mamma, vado. Quanto ce la farà a resistere? Stia tranquilla, signora. Niente panico. Suo marito è in ottime mani. So come si fa questo mestiere. Ho anni d'esperienza. Pronto e capace è sempre stato il mio motto. Forse dovremmo iniziare ad occuparci di lui. Cosa? Oh, sì, certo. Assolutamente pronti ad azionare la scala telescopica, ecco. Per prima cosa dovremmo stabilizzare Jupiter, signore. Sì, certo. Lo sapevo. Caspiterina! Non riesco a tirare fuori la testa! Oh no! La testa mi è rimasta incastrata! Aiuto! Aiuto! Mi sente nessuno! Liberatemi! Aiuto! Più a sinistra! No, no! Più a destra! Vuoi che venga su ad aiutarti, Sam? Credo che riuscirò a cavarmela, signore, grazie! Mike, tempo una scrollata di coda d'agnello e sarai a terra! Questo mi ricorda quella volta che una pecora rimase intrappolata sul campanile di una chiesa. Che avventura! Aiuto! Aiuto! Sono bloccata! Vieni dalla scogliera! Andiamo! Avete sentita? Sono bloccata! Qualcuno deve correre a chiedere aiuto! Un momento, Mandy! Cos'è quella cosa che hai in mano? Un razzo segnalatore! Cosa? Non giocarci! È pericoloso! L'abbiamo trovato! Stavo pensando di consegnarlo a Sam il pompiere! Brava! Ma adesso è esattamente quello che mi serve! Mandy, credi di riuscire a lanciarmelo? Io? Sì, certo! Complimenti per la mira, Mandy! Wow! Wow! Per tutti i misteri più oscuri, dove è andato a finire il quinto... razzo? Viene dalla scogliera! Avviso Sam il pompiere! Un razzo segnalatore proveniente dalla scogliera! Thank you.
Tom ha avvistato un razzo segnalatore, Sam! Fate presto, c'è qualcuno in pericolo! Tom vi raggiungerà in elicottero! Soccorrermi! Sta arrivando Sam il pompiere! Penny è in pericolo! È bloccata lassù! La salverete, vero? Stai tranquilla, Mandy. Siamo qui per questo. Tom, cala la doppia imbracatura! Subito, Sam! Eccola che arriva! Pronto ad imbracarti? A posto, Tom! Tirami su! Piano adesso! Evviva! Urrà! Evviva! Ce l'avete Ottimo fatta! Ottimo lavoro, Sam! Per fortuna hai trovato quel razzo, Mandy! E soprattutto hai fatto bene a non spararlo in aria! Complimenti, piccola Mandy! Sei stata eroica! Stai tranquillo, Leone! Riusciremo ad aprire la portiera! Ho chiesto aiuto ai pompieri! Eccomi, Mike! Ci penso io a recuperare le chiavi del furgone! In quale tombino sono cadute, esattamente? In questo tombino qui! Niente di più facile per la mia potente calamita! Ora non devo fare altro che calare la calamita fino a raggiungere le chiavi. Così ci restano attaccate. Ottimo lavoro, pompiere James! Ciao, Mike! So che ti sono cadute le chiavi nel tombino. È tutto a posto, Sam. James, il pompiere, le ha già recuperate. Complimenti, James il pompiere. Hai usato un buon metodo. Grazie, Sam. Da grande, io voglio diventare un vero pompiere proprio come te. E lo diventerai, James. Sono riuscito a recuperare le chiavi di Mike dal tombino e Sam mi ha chiamato James il pompiere, proprio come se fossi un vero pompiere. Wow! Veramente? Sì, perciò ho deciso di stare sempre allerta. Se dovesse capitare qualche altra emergenza, potrei rendermi utile. Bene, abbiamo finito. E così gli idranti sono a posto fino all'anno prossimo. Centrale, chiama Jupiter! Cridlington, mi senti? Oh, che bello! Un'altra chiamata! Pronto? 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 Capitano Steele, è ancora in ascolto? Credo che non riesca a sentirmi. Lo so, Elvis, perché devi premere il pulsante quando vuoi parlare e lo devi rilasciare mentre ascolti. Oh, è vero, Sam. A Ebert Street! Ripeto, Norman Price è rimasto bloccato in cima a un albero a Ebert Street! Oh, hai sentito? Scommetto che riuscirò a salvare anche Norman! Ho paura che possa essere pericoloso, James! No, non per James, il pompiere! Devo solo prendere la scala di papà! Dunque, vediamo! Non so dove attaccare questa spina! Oh no! La torta! Deve essere il forno! Io e Norman stavamo cuocendo una torta! Calmati, Mike! Adesso ce ne occupiamo noi! C'è stato un cortocircuito, Elvis! Dobbiamo staccare la corrente, ci pensi tu? Subito, Sam! Corrente staccata! Beh, a questo punto possiamo dire che la torta è decisamente ben cotta, Elvis. Oh, no! La torta per la mamma! E la mia cucina! Ricorda, non si esce mai da casa lasciando il forno acceso. È vero, sono uscito, ma avevo impostato il timer! E allora vuol dire che hai calcolato male il tempo. Perdonatemi. Devo dire che è anche colpa mia, Sam. Non avrei dovuto lasciarlo da solo a impostare il timer. Addio alla festa a sorpresa che
volevo organizzare per mamma. Sono stato veramente stupido. Ho perfino trattato male Mandy e Sara. Volevo soltanto che tutto fosse perfetto e invece... Norman, ascolta. Forse siamo ancora in tempo. Però devi permetterci di aiutarti. Accetto per la seconda volta. Tu, Mandy? A patto che non combini guai, Norman. Sarò bravo, ve lo prometto. Per caso c'è qualcosa che non va, James? È tutto il giorno che ti comporti in modo strano. No, non c'è niente. Va tutto bene, signora Price. C'è lo zampino di Norman? Si è messo in qualche guaio, vero? Oh, no! Ah, sta succedendo qualcosa alle mie spalle e riuscirò a scoprire cos'è. Oh, no! Aspetti, signora Price! Ci sono tante cose da fare in negozio. Potrei lucidare i pomodori. Buon compleanno! Ti auguro un buon compleanno, mamma. Oh, Norman, te lo sei ricordato. Hai organizzato questa festa in mio onore da solo. Tutti mi hanno dato una mano, ma è soprattutto opera mia. Oh, il mio tesoruccio adorato. Oh, smettila, mamma. Il cestino! E non c'è nessuno di guardia! Te lo dicevo che un buon pirata deve essere maschio! Andiamo a prenderci il nostro bottino, James! Sembra più pesante! Certo, è pieno zeppo di panini! Su, portiamolo a bordo! Hai avuto un'idea geniale, Mandy! Sì! Sai come ci resteranno quando apriranno il cestino del picnic, Capitano Sara? Sei sicuro che possiamo uscire in mare da soli, Capitano? Certo! Guarda quanto è calmo il mare! E qui le ragazze non ci potranno raggiungere! È così che si comportano i veri pirati! Però adesso io sono stanco morto! Anch'io! Forse è ora di fare il famoso pisolino del pirata! Ora vattene a casa subito! Avanti, March! Buongiorno, signore. Vedo che si è fatto un nuovo amico. No, Sam. È solo uno scocciatore. Credo di essere il gatto della caserma dei pompieri. Fai il bravo, Leone. Ti riporto a casa. Leone! No! Radar non ti farà del male! Oh, è fuggito! No, oh, sei il solito impiastro, Cridlington. Ci penso io a riprendere Leone. Niente capricci, vieni fuori da lì, micio bello. Forse dovremmo provare a tentarlo con il cibo. Buona idea, Sam. Sì, qualcosa che odora di pesce. Ottima idea. Io non ho niente che odora di pesce. Oggi non ho fatto la spesa. Lei ha qualcosa che odora di pesce, signore? Vediamo. Direi di sì, visto che stavo per mangiare il mio panino al tonno. Di fare il picnic, eh? Oh, Sassy! Norman, svegliati! Cosa c'è? Ecco perché il cestino era pesante. Ci hanno teso una trappola, l'hanno riempito di sassi. Dimentica per un attimo il picnic. Dove siamo finiti? Oh, la corrente ci ha trascinato per miglia mentre dormivamo. Aiutala! Aspetta un momento, Norman. Fammi riprendere fiato. Che bisogno c'è di correre? Dunque, fatemi vedere. Noi siamo qui, vedete? Questa qui deve essere Pontypandy. Di conseguenza, questo deve essere il porto e... Oh! No! Lo sapevo. Bravo! E adesso come facciamo ad orientarci? Stai tranquillo. Non mi serve la cartina. L'unica cosa che devo fare è seguire il mio fiuto. Coraggio! Voi
cominciamo a raccogliere le casse qui intorno, Tom. Tu controlla se ce ne sono altre. Ricevuto, Sam. Controllerò tutta l'area. Uno, due, tre, op! Senti, Sam, ci sono casse che galleggiano a sud della vostra posizione. Grazie, Tom. Com'è la situazione sulla spiaggia? Sulla spiaggia non ci sono problemi. Elvis e Charlie hanno tutto sotto controllo. Se non sbaglio, siamo già passati da qui. Trevor ha detto che gli basta seguire il suo fiuto. Ma a quanto pare il suo fiuto non conosce la strada. O sbaglio? E adesso cosa possiamo fare? Adesso, James, faremo una sosta. È ora di mangiare. Evviva! Ero sicuro che vi sarebbe piaciuta l'idea. E allora forza, dove sono i pranzi al sacco, eh? Dovrebbe averli lei. Io? No. Dovreste averli voi. No, non ci credo. È la gita peggiore che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ehi, calma. Non pensare solo agli svantaggi. In fondo ci stiamo divertendo un mondo, no? Ma resta il fatto che non abbiamo il pranzo. Possiamo farne a meno. Ci penso io a tirarvi su il morale. Come ci si può ricordare di portare l'ukulele e dimenticarsi il pranzo? Noi a Pontypandy siamo gli esploratori. Niente cibo, rape, verza o pomodori. A digiuno siamo potenti, pronti e forti come tori. Forza ragazzi, su con la vita. Noi a Pontypandy siamo gli esploratori. Ecco, le abbiamo recuperate tutte. Come al solito avete fatto un ottimo lavoro. Immagino che ora siate stanchi. Del tè, fantastico! Ci sono anche i biscottini. Vi ho portato dei fiori per la vostra cameretta, Norman. Ma a me non piacciono i fiori. Perché, Norman? È così buono il profumo dei fiori. Ma a me... Oh, Derek! Vedo con piacere che sei ordinato. Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto, zia Dillis. Sei davvero un tesoro di nipote. Oh. Vado a mettere in bagno il mio spazzolino. Certo, vai cugino. Derek mi fa fare sempre brutta figura. Però se lui si levasse di mezzo, potrei dimostrare alla mamma che vero tesoro di figlio sono io. Oh, e forse ho appena trovato il modo di sbarazzarmene. Questi fiori sono deliziosi, ma non quanto le violette di Pontypandy. Le violette di Pontypandy? E cosa sono? Oh, le violette sono i fiori preferiti della mamma. A lei piacerebbe averne sempre un mazzo fresco sul tavolo quando è l'ora del tè. Ma ora sono troppo occupato a pulire per bene le scarpe. Vado io a raccoglierne un mazzo. Grazie, ma non è facile, si trovano solo in montagna. Oh, che peccato. Perciò ho disegnato una mappa. Oh, fantastico. Ho calcolato il tragitto, sarai di ritorno per l'ora del tè. Vai. Ecco, ora ci provo. Oh, credo di averla presa! Ho preso solamente un orribile avanzo di lattuga marcia. Io propongo un lavoro di squadra. Sarebbe molto più efficace. Pronta, Penny? Io reggo la torcia, mentre tu dici a Elvis in che direzione muovere l'amo. Più a destra? No, non così tanto! L'hai sfiorata! Ecco, l'hai presa! E adesso tira sull'amo lentamente. Sì! Non mi sfuggi più, torta! Oh, ho l'impressione di essermi perso. Quale direzione devo prendere? Quel ceppo me lo ricordo, lì ci sono passato. Un momento, quel fiore sembrerebbe... di stoffa. Aiuto! Aiuto! Penny, vada tu alla caserma. Questo lo voglio restituire io a James. Grazie. Guarda!
Coraggio, Norman! Usiamo il metodo di salvataggio sperimentato con Dolly. Non è il caso, Elvis. Prima dobbiamo mettere in salvo Norman e poi James. Tu vai subito a prendere il telone. Io prendo la scala. Agli ordini, Sam! Vi prego! Cercate di sbrigarvi, non ce la faccio più! Adesso lasciati cadere, Norman! Ti prendiamo noi! Oh! Wow! Divertentissimo! Il peggio è passato, James. Ti riporto giù. Grazie, Sam. Se non sbaglio, questo è tuo, vero, James? Sì. Beh, dato che stavolta l'hai usato per un buon motivo, l'incidente di stamattina è dimenticato. Oh, grazie infinite, Capitano Steel, signore! Sì, è stato un atto di grande coraggio farlo volare fino a Pontypandy, nonostante il fatto che te l'avessi proibito. E sei stato molto bravo a pilotarlo, quasi quanto me quando sono riuscito a spaventare il Capitano. Ah, avrei dovuto immaginarlo! Volevo solo insegnare a James come farlo volare! No, non è vero! A questo punto non ho altra scelta. Consegnami il telecomando, James. Contento, Norman. Il Capitano Steel mi confisca l'aeroplanino. No, James. Ma c'è bisogno che qualcuno mostri a tutti e due come si fa a far volare veramente questo bellissimo aeroplanino. Ah, sì! Un tempo sono stato giovane anch'io. Ora una bella virata e giù, dritta in picchiata! Ah, ce l'ha con me! Tra 180 metri, svoltare a sinistra. Ma secondo la cartina che ho disegnato, dovremmo girare a destra. Con il dovuto rispetto, Capitano Steel, c'è un satellite lassù nello spazio che mi indica come devo procedere. Io invece sto seduto qui dietro e ti dico che la strada è sbagliata. Oh, non vi azzuffate, ragazzi, dovremmo pensare solo a divertirci. Dilys ha ragione. Metti un po' di musica, Trevor. Oh, volentieri. Ottimo, mi piace l'idea. Una bella canzone dei miei tempi che possiamo cantare tutti insieme. Per le colline, le valli, sotto un cielo azzurro esterminato, nei campi di grano dorato, il mio cuore finalmente è beato. Allora, che vi prende? Perché non cantate? Tutti insieme! Veramente volevamo ascoltare la radio! Sì! Vogliamo sentire musica come si deve! Perché? La mia non vi piace? Sono l'autista del pulmino e se possibile accontento i miei passeggeri. Grazie! Forte! Grande! Per tutte le conchiglie! Coraggio, squilla! Dovrà pure esserci qualche emergenza là fuori. Sembra che sia il giorno più tranquillo di tutta la storia di Pontypandy. Nessun incendio, nessun gatto in cima a un albero. Nessun Norman Price? Oh, è vero, deve essere per questo. Non tutti i giorni sono avventurosi ed emozionanti come vorremmo, Elvis. Anche questo deve affrontare un pompiere. Ci sono giorni in cui non succede nulla. Hai ragione, Sam. Ma se succedesse qualcosa, sappi che io sarei pronto a scattare. Siamo quasi arrivati alla spiaggia! Finalmente! Tra 270 metri, girare a sinistra. No, no, no! Ma dove ci vuole portare questo satellite? Stando alla mia cartina, dovremmo svoltare a destra! Ecco che ricominciano. Mio caro Capitano Steel, sappia che io guido questo pulmino da più di 20 anni. Davvero, Trevor? Allora sappi che io guidavo un'autopompa quando tu eri ancora in fasce! E ora svolta a destra! A sinistra! A destra! A sinistra! Per pietà, prendete una decisione! Giriamo a sinistra. Il pulmino è mio. Il navigatore satellitare è mio e sono io a prendere le decisioni. E adesso che sta succedendo? E questa che strada sarebbe? Stavo che siamo finiti fuori strada. Inversione di marcia, semaforo verde. Siete arrivati a destinazione. Buona giornata. Non può essere qui. Oh no, oh, siamo bloccati. Ho la nausea, mi sento male. Scusate, non vorrei fare il guastafeste, ma secondo i miei accurati calcoli, la marea dovrebbe travolgerci da un momento all'altro. Eccola! No, ringrazia il tuo marchingegno. Non abbiamo preso un pesce in tutto il pomeriggio. Bronwyn non la prenderà affatto bene, temo. Pazienza. Sarà meglio tornare indietro. Oh oh. Io intanto continuo a pescare, Charlie. Il
Il serbatoio è vuoto. Meno male che tengo sempre una tanica di scorta in cabina. Abboccato! Ecco, allora vediamo che cosa ha abboccato, Capitano Steel. No! No! Falso allarme! Guardi! Oh. Aiuto! Al fuoco! Stai indietro, Charlie! Dobbiamo isolare l'incendio! Punta alla base delle fiamme! Hai fatto un ottimo lavoro, Charlie! Oh! Sembra che il motore sia andato. Sarà meglio chiedere aiuto ai pompieri. Un incendio in mare. Charlie e il capitano Steel sono alla deriva. Tu vieni con me, Penny! Tu, Elvis, resta qui e tieni d'occhio la caserma. C'è un incendio in mare. Va bene, Sam. Buona fortuna! Sempre dritto, Penny! Reggiti forte, Sam! Charlie, capitano, cosa vi è successo? Stavolta la colpa è soltanto mia, Sam. Sicuramente non è il marinaio più esperto del mondo, ma per mantenere la calma in una situazione difficile c'è bisogno di persone come lei, capitano. E sembra che sia anche riuscito a pescare un pesce. Possiamo mangiare i nostri panini, Trevor? La prego, sto morendo di fame! Non ancora. Prima voglio provare a fotografare una canterina scodinzolante cresta rossa. Che cos'è? È un uccello bellissimo e molto raro. Sono anni che spero di vederne una. Capisco. Che ne dice di una fetta di torta? Oh, non adesso. Andiamo. Ah, speriamo che la giornata prosegua tranquillamente. E che non scoppi nessun incendio. Il fumo mi fa venire la voce rauca. La 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 la. Reddington! Smettila di cinguettare e concentrati sul tuo lavoro. Sì, signore. Adesso possiamo riposarci un po' e mangiare. Sì, mangeremo. Dopo aver visto la canterina scodinzolante cresta rossa. Io una di quelle canterine scodinzolanti credo di averla vista. Sei proprio sicuro di averla vista? Dove? Laggiù, accanto a uno di quegli alberi. Oh, incredibile! Tu resta qui, io intanto vado a dare un'occhiata. Vediamo, cosa c'è di buono da mangiare? Non ho trovato niente, devi esserti sbagliato. Andiamo. Oh, no! Signore, guardi, ho un brufolo sulla punta del naso, si vede? No, non si nota affatto, non lo vedo. Cridlington, ti ho detto di concentrarti sul tuo lavoro, non sul tuo stupido naso. Mi perdoni? Sì, signore, ma chi può dire se in futuro continuerò a fare il pompiere? Oh, vuoi lasciare il tuo lavoro di pompiere? Trevor dice che potrei diventare una stella della canzone. Può darsi, ma per il momento non sei ancora una stella. Sei solo ed esclusivamente un pompiere. Che roba. Stasera, quando andrai in onda in televisione, ti dispiacerebbe fare un salutino al vecchio Capitano Steel? Credo che la canterina sia da quella parte. Resta qui, vado a controllare. Come vuole, Trevor. Io intanto inizio a mangiare. Oh! Oh, un brutto temporale. È meglio tornare a casa. Ma non abbiamo ancora pranzato. Questo non è il momento di pensare al cibo, Norman. Ma non ha ancora fotografato la sua canterina. Ah, sarà per la prossima volta. Andiamo. Bene, prossima tappa, gli studi televisivi.
Perciò, Sam, se Cridlington dovesse lasciare la squadra, dovremmo trovare al più presto un sostituto. Le ha proprio detto che intende andarsene? Beh, non esattamente. Ha accennato al fatto che in futuro potrebbe lasciare la caserma se dopo la sua apparizione in TV diventasse un cantante famoso. E tu come ci sei finito lì? Ecco fatto. Dunque, dove sarà l'anetta? Eh? Aha! Sta tranquilla, l'anetta! Il tuo Norman viene a salvarti! Non vedo nessuna pecora. Norman! Oh, è la voce di Dilys! No! Aiuto! Il mio Norman è scomparso! Credi sia andato a cercare l'anetta e bambignello? Oh, è tanto affezionato alle sue pecore! Non aver paura, Dilys, che... Oh! Penso che Penny ed Elvis lo troveranno al più presto. Tu non temere, io resto qui con te a farti compagnia. Oh, grazie, Trevor. Ma Norman ha bisogno di me. Vengo con voi. Sì, va bene, Dilys, ma devi indossare il giubbetto di salvataggio. Penny chiama Sam! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Norman Price è scappato da casa! Pensiamo che sia diretto nei campi! Bene, allora io resto qui. Ricordati di cercare Leone, Sam! Stai tranquilla, Bronwyn, lo farò! Perfetto, siete tutti a bordo! Levati di mezzo, Leone! Ora vi porto in salvo, contenti? Basta, ti ho detto di stare fermo! Aiuto! Aiuto! Lanetta, vieni a prendermi! Facciamo un'altra perlustrazione della zona, Sam! Non occorre! Devono essere loro! Guarda laggiù, Tom! Sam chiama Penny. Norman si trova nel campo dei Breaker. Il ragazzo è in acqua. Fate presto! Grazie, Sam! Mamma! 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 Oh, il mio tesoruccio sommerso! Dammi la mano! Ce l'abbiamo fatta, Norman! Dov'è l'anetta? Bene, proseguiamo. E adesso Elvis vi farà vedere cosa è capace di fare Radar. Cosa aspettate voi due? Tocca a Radar, il cane da salvataggio. Non andiamo con loro, Norman? E a che scopo? Tanto ci faranno soltanto guardare da lontano. Invece hai voglia di fare una cosa veramente esaltante? Certo! Oh. Allora seguimi! Non credo che possiamo entrare qui. Perché no? Oggi la caserma è aperta a tutti. Di solito sulla piattaforma rotante c'è Jupiter, non Venus. Che cosa vuoi fare? Questo! Hai visto quanto è divertente? Fermo! Rimetti Venus nella posizione in cui l'abbiamo trovata, Norman! Norman, aspettami! Ho nascosto all'interno della caserma uno scarponcino identico a questo. E il nostro Radar, grazie al suo potente e infallibile fiuto, riuscirà a trovarlo in un baleno. Su, coraggio, bello! Eccolo, il nostro piccolo eroe! Radar è l'orgoglio di tutta Fonty Pandy! E anche di Elvis! Seguimi, James! Finiremo per metterci nei guai! Non verrà a saperlo nessuno, sono tutti fuori a guardare Radar! Whee! Whee!
Bravissimo, Radar! Ha trovato lo scarponcino! Ha trovato lo scarponcino! Ha trovato lo scarponcino! Bravo, Radar! È un cane incredibile! È un tesoro di cane! Basta così, Radar! Beh, sarà di qualcuno quello scarponcino! Sì, infatti, signore! Ridammelo immediatamente! Radar, avanti! Vai, bravo! E adesso, prima del salvataggio in cima al tetto, ricordo a tutti di non oltrepassare il nastro! Potrebbe essere pericoloso! La sicurezza è la prima cosa nella caserma di Ponti Panni! Emozionante! Giusto, ben detto! Davvero interessante! Ora ce ne possiamo andare? Perché non hai voglia di giocare a fare il capitano? No! Lo sapevo, sei il solito mocciosetto! Oh, perché non ce ne andiamo a guardare il salvataggio sul tetto dalla postazione migliore in assoluto? Non riesco più a camminare! Dobbiamo fermarci! Cosa? Così perderemo! Sono stato chiaro, Mandy! Voglio assolutamente il mio nome su quel trofeo! Che succede? Il mio piede! Aia! Mi fa male! Non riesco a slegarlo! Dobbiamo chiedere aiuto! Aiuto! Che aiuto! Aiuto! Ma questa è la voce di Norman! Viene da quella parte, andiamo! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Norman, stai bene, tesoruccio! Mi sono slogato una caviglia, mamma! Vi eravate persi, per caso? Non direi, non esattamente! Allora, se non vi siete persi, vuol dire che... Norman Price! Non è che per caso hai cercato di imbrogliare, vero? Sì, mamma! Non riesco a slegare l'elastico. E non abbiamo neanche un telefono. Dobbiamo continuare a correre. Vuol dire che dovrò aspettare settimane! Tua madre riuscirà a sorprenderti, Norman. Andiamo, Sam! Facciamogli vedere chi siamo! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Spiona! Imbroglione! Eccoli che arrivano! Presto sapremo chi sarà la coppia di vincitori! Primi, Elvis e Mike! Ed ecco i secondi, Sarah e James! E terzi, Sam e Dilly! È il momento decisivo! Quale coppia taglierà la linea del traguardo per prima? Ma aspettate, che succede? Siamo impazziti! Sam e Dilly scattano con un rush finale! E sì, ce l'hanno fatta! Sono proprio loro i vincitori della corsa a tre gambe! Fulmini fiammeggianti! Che gara, amici miei! Complimenti, Dilly, se sei... Per il momento il trofeo dovrà aspettare. Un'emergenza lungo il percorso, Capitano Steele. Cosa? Norman si è slogato una caviglia. Oh! Avviserò Tom di raggiungervi con l'elicottero! Sei pronto, Norman? Ora Tom ti porterà a casa. Grazie, Sam! Norman ha imbrogliato e lo premiano con un giro in elicottero. Coraggio! Salta su, Mandy. Ah!